cosa rompa caso, guarda male, storce il naso. Ho comprato tra robaccia, questa volta si mi caccia. Siamo modellisti galattici, living the hobby's life. Siamo modellisti galattici, sempre qui con te. Salve, sono Daniele Grillo e io ho realizzato la miniatura ormai nota come Bacio col cestino. Allora, devo dire che aver ottenuto il podio per me è stata una piacevolissima sorpresa, poiché sono un neofita di questo hobby. La miniatura è stata realizzata interamente con la tecnica del wet blending, anche se l'idea iniziale era totalmente diversa: invece di jeans avrebbe dovuto indossare pantaloni leopardati, avere i capelli mesciati, pistole d'oro e così via. Questo perché mi attirava particolarmente l'idea di ricevere il premio per la miniatura più tamarra, ma tornando al fatto che questa sarebbe praticamente la mia seconda miniatura dipinta con criterio, o scontrarmi con la difficoltà di questi tocchi di classe, chiamiamoli, come il leopardato, non è stato facile. Infatti ho scelto poi di realizzare un look più sobrio, tra virgolette, più facile sicuramente da realizzare. La basetta invece è stata il frutto di un momento di follia alla quale non ho potuto dedicare purtroppo il tempo di cui aveva bisogno. Detto questo, io vorrei ringraziare tutti quanti, grazie ai giudici e un grazie in particolare al maestro Carlo Coscarella e i suoi insegnamenti che mi hanno portato qui. Praticamente il cavaliere fa parte di un progetto che prevede che i tre cavalieri siano dedicati una Korn, una Zinch e una Slaanesh. E per lo schema di colori mi sono ispirato un po' come stile ad Adam Benz, un pittore polacco che ho trovato su Instagram, che è uno stile che reputo una figata assurda, che mi piace molto. Per fare il metallo, cioè l'armatura blu, ho usato dei contrast e dei colori per aerografo che ho applicato a pennello. Ho usato la stessa tecnica, diciamo, per le parti rosse dei vestiti. E per gli incarnati, il metallo non metallo, ho usato solo un colore di base che ho mischiato poi con altri per farmi le varie sfumature. E niente, essendo un giovane hobbista e non avendo grandissimi mezzi, ho un po' sperimentato, è stata una figata assurda, mi sono divertito veramente tanto, vi ringrazio per la gara, continuate così, è bella. Ciao ragazzi, che dire, grazie di tutto, grazie a voi per questo bel evento divertente. È la prima gara a cui partecipo nella mia vita di miniature, quindi sono molto contento di aver raggiunto questo risultato. Ringrazio i giudici e i loro consigli, perché sicuramente c'è sempre margine per migliorare, e quindi il vero premio, a mio avviso, è proprio questo, cioè avere un consiglio da una persona competente è un premio inestimabile. Quindi vi ringrazio. Ho già fatto spazio sulla mensolina per il mini paesiello e sarà un onore sfoggiarlo sulla mensolina, e grazie ancora di tutto, a presto.
Ciao ragazzi, sono Andrea Bracale. Per quanto riguarda il modello, era tanto che avevo in mente di fare questa conversione e questa mi è sembrata l'occasione giusta. Sostanzialmente non ho fatto altro che spogliare il modello originale dall'armatura, a mio avviso un po' troppo ridondante, cambiare la testa e ricostruire tutto il busto in materia verde. Per quanto riguarda il discorso cromatico, ho giocato un po' con i colori freddi e caldi. Freddi principalmente il verde della pelle e caldi l'arancione della ruggine sull'armatura che, essendo quella di un capoguerra orco, non poteva che essere ammaccata ed arrugginita. Come si vede, ho usato il true metal perché a mio avviso in questo caso era la tecnica migliore, anche se il metallo non metallo in video ed in foto rende decisamente meglio. Per concludere, sulla basetta regolamentare ho costruito, come faccio sempre, una piccola ambientazione in modo da inserire il modello in un contesto preciso e suggerire all'osservatore una storia, poi ognuno si farà la sua. A grandi linee questo è quello che ho fatto con questo pezzo, poi se avremo mai l'occasione di vederci dal vivo, cosa che spero avverrà presto, insomma, magari approfondiamo il discorso. Grazie ancora di tutto, ciao ragazzi, siete forti, ciao ciao! Ciao ragazzi, sono Rob, ho realizzato Nemesis Sacrilego della Rackham, il pezzo principalmente voleva trasmettere un senso di drammaticità, lui il cacciatore con la povera preda sulla base. Mi sono tenuto sul colore abbastanza desaturi e freddi proprio per cercare di valorizzare questo aspetto che era fondamentalmente quello che volevo trasmettere, la drammaticità della caccia ormai finita. E come elementi principali mi sono concentrato su un true metal che normalmente non faccio perché volevo un po' sperimentare qualche alternativa. La basetta l'ho realizzata principalmente con del sughero, ho preso del DAS per dare delle prime forme e ho rifinito alcune parti poi con del Milliput standard. E, come vedete, il pezzo è principalmente realizzato con colori molto freddi per poi essere invece scaldato con dei colori più caldi come il viola e il rosa, in quei punti in cui volevo dare il focus, quindi principalmente gli occhi. Mi sono molto divertito a realizzare questo pezzo, mi diverte sempre tantissimo cercare e sperimentare nuove basette, forme sempre strane. Spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo conte. Ciao! Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, sono Stefano Lancioni di Lancio Models Art. Presento il pezzo esposto per il Galattico Video Contest, Abaddon the Despoiler, pezzo a cui sono particolarmente legato sia per il personaggio in sé, con la sua storia, sia perché è stato tra i primi personaggi che dipinsi nei primi anni 2000. Questo nuovo è un pezzo eccezionale, molto accattivante e veramente ben fatto. Ho cercato di rispettare i colori della sua armatura, essendo del Black Legion la scelta è stata obbligata sul nero e ottone o oro. Qui ho scelto il metal non metal, molto divertente da fare. Il tocco personale di libera interpretazione è stato il tabarro, che richiama i colori e parte del fregio della sua precedente legione, i figli di Horus. E i teschi, dove non li ho immaginati come trofei, non mi piaceva l'idea, ma li ho interpretati come se fossero degli oggetti rituali, per questo li ho interpretati piuttosto puliti, ad indicare la particolare cura per questi oggetti e ricchi di rune magiche. Ho anche scritto la parola Odino in rune su uno di questi, ma non dico quale. Ciao!
Benvenuti ragazzi alla videogara di pittura numero 2. La struttura della competizione. All'interno della competizione di pittura ci sono tre categorie alle quali si può al massimo iscrivere un pezzo ciascuna. La prima categoria è la categoria Open, nella quale si può portare qualsiasi pezzo dipinto, che sia un diorama, una squadra, un duello, una scena o anche un'ambientazione. La seconda categoria è la categoria singolo standard. Qui si deve portare un pezzo singolo, che può essere un modello in 32 mm, in 28 mm, un busto, un mostro, un veicolo o qualsiasi altro pezzo singolo del genere. Non ci sono vincoli di ambientazione, casa di miniature ed imbasettamento. Comprese sono anche le modifiche ed eventuali sculture autoprodotte. La terza categoria è la categoria Master. Questa ha le stesse regole della categoria Standard, ma è riservata ai pezzi di professionisti, semiprofessionisti e di alto livello. La grande differenza starà nella votazione e nei premi. Regole per partecipare. Non si può iscrivere più di un pezzo alla stessa categoria. Questo significa che si può portare un totale massimo di 3 modelli dipinti alla videogara. Il pezzo deve essere originale. Questo significa che non può aver già partecipato a nessun altro concorso. Si possono mostrare whip su Instagram facendo storie con il tag della pagina Instagram alla Guida Galattica per modellisti, hashtag GGM Live e hashtag Colorum. Per le tre categorie non ci sono limiti di grandezza, potete liberamente portare qualunque modello, rispettando per le categorie Standard e Master la regola del modello singolo. Per partecipare si deve girare un video di massimo un minuto per la categoria Open e di massimo 30 secondi per le categorie Standard e Master. Il video deve essere ben illuminato e deve mostrare al meglio possibile il modello. Lo sfondo del video deve essere in tinta unita. Si consiglia di far fare al modello almeno una rivoluzione completa sul suo asse verticale. Il video va condiviso nel modo indicato su Google Drive e tenuto sul Drive in condivisione fino ad almeno una settimana dopo la scadenza della consegna. Si possono allegare fotografie del modello, sia che esse siano whip, sia che siano del modello finito. Anche se non finite il modello che avete iniziato per la gara, mandatecelo, non siate timidi, potreste comunque vincere qualcosa. Scadenza e come partecipare. Per partecipare basterà dipingere una o più entry alle varie categorie, facendone poi un video di un minuto massimo per la categoria Open e di massimo 30 secondi per la categoria Standard Master. Il video dovrà essere condiviso su Google Drive alla mail videogaraggm@gmail.com entro e non oltre le 23:59 del 6 giugno 2021. Il file video deve essere nominato nel seguente modo: Open nome cognome, se iscritto alla categoria Open, Standard nome cognome, se iscritto alla categoria Standard, Master nome cognome, se iscritto alla categoria Master. Per qualsiasi domanda, scrivere un messaggio alla pagina Instagram o alla pagina Facebook della Guida Galattica per modellisti. Premiazioni. Per quanto riguarda le premiazioni, ci saranno in palio dei paeselli d'oro per prima, seconda e terza posizione in ogni categoria. Ci saranno poi premiazioni per le nomination speciali da parte dei membri della guida e poi i premi tematici e goliardici, i quali riceveranno gadget e altri premi. Per la valutazione in una prima live, le categorie Standard e Open verranno valutate prima da noi, dove assegneremo i premi tematici e goliardici, facendo una selezione dei pezzi migliori. Successivamente, in una seconda live, faremo valutare i pezzi della categoria Master dei giudici qualificati ed eleggeremo anche i vincitori delle categorie Open e Standard, assegnando anche il best paesiello, che sarà il pezzo migliore di tutta la videogara intercategorie. Rompa caso, guarda male, storce il naso. Ho comprato tra robaccia, questa volta si mi caccia. Siamo modellisti galattici, living the hobby's life.